Ci facciamo a conoscere, mannaggia, ti hanno già con calma. Ma sta mancando ciò da casa. Allora, questa sera mi dovete un po' comprendere, perché io sono stato in coppa in un park per la prima volta senza la parrucca, sto a disagio. Mi trovo meglio per studiare. E invece lo fa che sono... Uè, chi è? La passano, Vittorio. Ma trovo meglio per studiare, ferma, raga. Pensate. Quindi, poco, invece del claxon, fategli un applauso per il coraggio che sta facendo. Senza parrucca, senza parrucca, non balla neuro. E infatti a chi lo fate? È come me senza panza. Cioè questa sera stiamo facendo un qualcosa di diverso. Stiamo passando praticamente una serata insieme dove faremo un po' di cose, interagiamo con voi, facciamo certe cose, facciamo lo spettacolo e facciamo tante quelle cose belle. Però cantiamo per... qualche parodia insieme. Tanto si viene a casa senza fare niente, ma chi vuol fare? Fatando una netta e mezzo ci neanche, ti ha fatto questo. Tu che hai innamorato tutto, non vai già a capitare, già stai guardando a 15 tra poco. E so, questo fa pure in una macchina e ne ha guadagno stasera. Poi porta a chiesto. E quindi allora questa sera ovviamente diciamo che le capon fa allora, ragazzi, voi questa sera state praticamente state vedendo un esperimento che noi stiamo facendo, perché sì, praticamente questa è una cosa nuova e innovativa che noi vogliamo portare un po' dappertutto. Questa sera ci ha ospitato questo bellissimo centro commerciale dove voi in diretta potrete vedere dei contenuti, ci stanno guardando anche da casa sulle nostre piattaforme YouTube, Facebook, Periscope, Twitch, quindi chissà casa sta bella in doliet a faccia vostra che state qua, però è più bello perché voi a differenza loro dopo vi potete fare una foto con noi e poi ci potrete fare delle domande. Che magari cioè, a Raffaele ci sta sempre voluto domandare questa cosa, stasera lo potete fare, anche domande imbarazzanti, siamo pronti a tutto. Quindi vi ricordo che col numero che avete prenotato per venire qua, ingresso gratuito, la prenotazione era simbolica per il posto, potete anche ordinare il cibo. Vi portano fino a dire, macchina, il pavato, io lo mangio, andiamo, ma tu stai sempre... Stessa coppa WhatsApp, però a roba, non ti preoccupare. Adesso da WhatsApp, vedete, c'è il menu Coca-Cola, pizza, vaniglia, che ho voluto trovare, che lo portano in da macchina. Quindi automaticamente è una cosa. E anche voi che mi state guardando ora da casa, se vi trovate a passare a Mangoppa 7 bis, c'entra come c'è lei, vi buttate in due parcheggi, è rimasto qualche posto, ma pure buono, mettiamo alla bascia e ci vedo stesso. Allora, questa sera ci siamo programmati per fare Mangoppa, niente per niente perché. Niente, pensate di Mangoppa Parca, che le canne bene, che le facciamo. Allora, in primis. Per chi ci segue sui social, su Instagram, sa che noi la settimana scorsa siamo andati a fare una vacanza. Vacanze in modo ipotetico, perché siamo andati a rilassare, siamo andati a Vietri sul mare e noi abbiamo preparato un contenuto video che quando abbiamo saputo che dovevamo fare questa situazione abbiamo pensato di guardarlo con voi. Io avviso, noi ancora ce l'hanno avrei, perché il nostro regista sta qua, il bambino, ha fatto lui il video, ha fatto lui il montaggio, quindi lo vedremo questa sera in diretta. È una perdita di tempo, ma perdere poco di tempo. Dici, siete stati in vacanza? Prima, come siete stati in vacanza noi? Vittorio, se ci mandi il contenuto video, noi lo commenteremo. Pure, lo commenteremo in diretta. Ci ma già avevo venuto a caffè Manel, caga, mi piace proprio. Aspetta, fanci un attimo per mettere in serie. Ci sto fatto. Vieni qua, tu. Ma quanto buono, buono, carabascia. Oh, ma che è congelato stasera. Ma da scarfava, ma. Ehi, stiamo buono, Vittorio. Vittorio, noi cagamma. Invece, manco sasicci. Ma tu non le vedi? Le prua. Siamo pronti? Vai, ragazzi, vacanza a Vietri 2020. Bello. È solo che questo sarà, perché l'anno che bene ci va, che è andata a Vittorio, hai l'audio? Si è disattivato. Quello di YouTube direttamente. Ah, ma tu, Vittorio, ma tutto cosa a rete, partiamo, no, dottore, tanto che l'andare niente a fare, aspetta, ne capito? Non è che ci muoviamo una vaga perché poi ne è partito, eh? O sbaglio? Sì. Ricordo che da casa voi potete commentare qualche commento più simpatico, qualche commento più particolare, noi lo mettiamo in evidenza. Ragazzi, inizia il vlog. Spero. Se Vittorio vuole, però. Oh, è bello. Ah, se ne aiuta correndo. Sì, mo parla San Gennaro. Siamo pronti? Vittorio, mi è rimasto pure una brutta faccia. Bello. Stupendo, che non lo so. Allora, che vuoi fare? Peppino, Peppino pazzo. Oh, sono nella fattura. Oh, che gente faccio uno. Io sono concentrato, dopo fatta io faccio questa giocata. Quando avrei pure noi la prima volta. Buongiorno, Stavo. Devo dirlo. Già vedi un po' come fai che è stato... Per le buste della spesa. Alcol, Red Bull, pasta. Fateci sapere pure come si sente da casa.
Allora, Nicola, tu che ora non sei presente in questa macchina, ma guarderai questo blocco. O ritorna, fino alla moto train, che c'è da snava. Per un attimo avevamo perso le pentole. Ragazzi, c'è tutto, La cucina, iniziamo con questo primo pranzo qui in diretta da Marina di Vietri. Dopo, senza digerire, senza niente, ci buttiamo in piscina, ce ne saliamo, facciamo un bel drink, abbiamo preso una vodka. Quindi, dici la verità, è sempre bravo. Quando mi dici ho comprato, si mette l'H. Questo vlog durerà un'ora e la avrete quando? Quindi basta, ce le compro, no? Bambi si faranno in davici, bambi. Oh, ecco. Chi se lo fanno lì, dobbiamo morire. Noi siamo a Vietri, tre bicchieri vetri. Cioè, praticamente la ragazza nostra è stata che si dà. Ma sarebbe andato con te. Io ti sembra piantato, eh. Boh, Grafè, tu non hai mai spiegato niente, stai spiegando poco tu, mo. Ma che cazzo pensa che deve essere? Sta attento, perché ci chiamare state giù. Carmine, menù bambini, cosa l'hai pensato a dire? Ragazzi, siamo fermati qui in spiaggia, abbiamo bevuto una birretta qui a riva di mare. Questa sera abbiamo detto, ci siamo promessi che avremmo conosciuto delle ragazze, delle, dei visi nuovi. Quindi Raffaele questa sera ci mostrerà come bisogna approcciare. In questo caso, diciamo, è un approccio giulianese, ma comunque è un approccio. I marci fanno le blatte, faccio le blatte e biscotti. La fede deve un abbraccio su tasca, quindi la userà come tacco. No, come mettere in tasca blatta. E questo signore lo segue a pescare la faccia. Peppino pazzo, Peppino. Qua c'è un problema questa sera, per il ritorno a casa ci facevano paura le scalinate, ma c'è un'aggiunta. Ci fanno paura ancora le scalinate da salire, ma sulle scalinate ci stanno i blatt. C'è proprio invece di dire blatt, dice Hai visto una blatt? Qua chiusi, non passate capo a chi sta di blatt, perché tu tanto mamma va a stare l'aggiunta. No, bro, chi scicchia? Chi se calacci, se la stanno facendo il furbino. Tengo freccia forte. Tengo freccia forte. Se straccia la madonna. Ivano mi ha fatto un Brexit Rock Stand. Però mi fa fuori. Dai, fa tutto il bello di un ce la faremo mai? intervista a quest'ora, ricordo? A mezzo. Dici che ci ho messo mezzo. Lucente c'ha la scena di uscita a fare. Ricordo un bambino. No, bambino. La tua caretta. Ma mi accorto un po' che stavamo guagni, che era bascio pure. Oh, sono in una cattura a me. Non ne ha bla. Una moccia. Oh! Dicio, acci. Guardi, c'è stata perseguitanza su quattro terni. Ma c'è stata quest'anno qua. Ciao. Facitaci un attimo uccidere. Scena un po'. Va, poi qua giù, dimmi mo. Non vi più, eh? Cioè, vai di a Vietro, da mezzo di tutte le fame, si mangia di sciarra. Ma lo mangia. Un gigante che lascia. Non mi ricordo se mi è stato il passo ponte. Poi andiamo fuori a fare, eh? Noi abbiamo scalato strada, abbiamo scalato una casa. No, oggi non è il caso. Le cadate scaline. No, oggi, ma chi è chi? Oh, che gente faccio un Hanno scelto. Hanno scelto.
Guardate che pesanza scaminata. Voglio... No. C'era Ferait. Andava. No, basta che tira giro, tira. Come si sta? Io non mi sono ripreso, poco. Ciao. Stacco? Aspi, fammi fare un stacco prepotente. Aspi, quando mo? Ma non è che la sing questa gara da... No, è arrivato, è la seconda gara. Yeah. Oh no, vai, rispetti, no, vai, ci tanta. Buongiorno. Oh no. Oh, la filmati. E non lo piglio l'altro. Sto da ieri, non buzzano ancora. Vabbè, ci stiamo preparando veramente per andare a Maro. A Maro, perché i pescelli sono un fresca, lufa Maro! Benvenuti all'inferno, sono Dante e adesso abbiamo varcato la porta degli inferi in questo viaggio fino alla spiaggia. A Giavavù! Che dicevo? Ho 800 scaline. Ma un cazzo pezzo lui killing da sta vacanza. Sì, stanno suonando il lento. Camala, faccio mica d'amore. Era una situazione dove veramente io mi sono fatto una sessantina di chilometri, siamo di fine qua perché andiamo a Pietri. Sono andato a Pietri, siamo andati in piscina, abbiamo una bella camera, siamo andati a mare, l'acqua sporca. L'acqua era un poco sporca, l'acqua è nera. L'acqua è nera, c'è la bandiera nera. Cioè, c'è una panza, giudicate. Arrivata la frase Carmen. Oh, Sì, stavate dicendo? Siamo andati a prendere qualcosa di fresco. Sì, allora ho dimenticato il portafoglio. Raffaele paga perché lui è un ragazzo di cuore. Andiamo a casa, ragazzi. Seguite questo ragazzo perché è un ragazzo di cuore. Ha un cuore grandissimo come portafoglio. Tra chi soffre. Mi manchi in muschio. Manchi in muschio. Ma chi non considerano? Raffrontiamo insieme a Porentano d'Ambarano. Basta mai vivere pure comica qua. Complimenti per la vita. Come fa una foto? Dai, dai. Facciamoci una foto là. Però il fatto è che la camminata è bella dura, noi dobbiamo salire dove sta quel campanile bianco. Comunque la camminata è ripida, stanno tutte anche i pantofole, le scarpe non me le metto perché sono più pesanti, quindi sarà ancora più faticosa. Però ce la faremo, ragazzi, ce la faremo. È stato un problema che non mi ricordavo neanche chi avrà la casa. Yeah. Ma quando il tuo amore sullo dursere sarà, allora scoprirai la differenza che c'è sta tra un morso e un... Allora ragazzi, Nicola sta in calore. Nicola, capai che sei venuto a fare vacanza ai Biz? Sta scando film da tutte parti. Capo guardando buono, chi su cacava? Pure chi stai perdendo? Backstreet Boys. Mi verrà. Gli obiettivi di Raffaele nella vita queste proprio. Poi cercavano le femmine e altro stava in bottega. No, la città di Roma. No, ma è andato a cercare un po'. Ah no, guarda, no, è sconfitto dalla vita. No, un bambino di mondo. Io faccio assaggio. Dai Raffaele, stavano, siamo stanchi. Non c'è niente da fare, ragazzi, è sempre lui quello che si distrugge, non ce la fa più. La vacanza un pazzo. Faccio il bagnetto io. Siamo fatti una semana di piscine, ce n'è una volta a cattare per l'acqua fuori. La strada non è acqua, al finale sembra di un buco a assaggiare. Ma no, che me fa? Me magno. No, sorry. We are to going eat because very angry. Siamo in una magnacca di Massa, ma non mi fa. È international.
Mi chiamo Rotondini che si mongoloide. Ma guardi, ma si ristorante, lo stanno qua il uccello, buono, canno. Allora, questa sera devi saziare il palato. Siamo sul palato. Bambino, cammina, ci va, è arrabbiato con te. Perché? Non mi hai fatto nulla. Sono curioso di sapere perché non ho passato il tempo. Se vuoi smettere la maglietta di cazzo, non sa pure, scagno cazzo, non ci piace il cazzo, non ci piace la maglietta, scagna la maglietta. Ma fai passaggio, vuoi venire la volta? Oh, senti giù, ma che passaggio, vieni qua per venire. Ma che quanto mi vai dicendo, 80 euro? Facciamo. Io penso che a ognuno di noi questa sera, in questo momento, deve dire una cosa saggia. Comincia Nicola. Allora, comincio io. Una cosa saggia, un po' tu ce la dico, saggia, e faccia con me. No, ti dico su me, la scarpetta nella zuppa di cozze. Si impregna un panno. Sì, bravi. Oh, il momento dell'assaggio. Dico, la prima per più. Una riccia, più. Qualcosa di saggio. Saggio. Sì, di saggio. Non, saggio. Non fare le cose perché ti vengono dette, ma dillo di averle fatte, perché un giorno quando le farai non le farai perché qualcuno te l'ha detto, le fatte perché l'ha voluto fare e tu l'hai detto. Facciamo te. Il saggio dice allora a libertà e a quasi ciù che non lo do. Se trovate una situazione difficile economica e pensate di fare qualche rapina, truffa, volete fare qualcosa di illegale perché venite arrestati, non fate finché avete la libertà e siete liberi, potete sempre avere una speranza e una possibilità. Bravo Camilo. Ci sono tanti personaggi, bambino, questa sera qui con noi. Puoi prendere a Carletto, per favore? Qui è Carletto, il gamberetto. Poi abbiamo Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi abbiamo il Rotondino. Questo si chiama Dino, il Rotondino. Poi abbiamo il Mool. Abbiamo con Sensilla. A metà. Il figlio mi ha fatto scendere per fare una foto. La signora mi ha fatto scendere per fare una foto. Mandi sbatti però. Stupido. Solo che fanno i foto. Allora, non so, allora, tu soffri perché noi ci facciamo le foto. Siamo usciti, siamo seguiti. E tu sei dietro alla telecamera, quindi nessuno ti conosce. Ivan, io sono famoso e mi faccio le foto, va bene? Quello è il tuo problema, non mi capisco. E tu? Che scusa tu trovi? No, ma ci fatti la foto qui. Sia vita è cara. Eh? Vattene a caravito. Allora, noi siamo andati a fare con lui, siamo andati a Nicolò Miezzi. Chi ci ha scavo, Nicolò? Vai, il momento sempre. Ragazzi, ho capito che la gente sta vedendo le storie che noi siamo qua e sta venendo appositamente. Quel ragazzo, a te, ci spesi 10 euro di parcheggio, ci consumati solo di scappa, per venire a fare la via, tu e tu ancora dirai, sai, il ristorante. Hai capito? Allora, ragazzi, abbiamo pagato il conto 180 euro perché abbiamo preso una bottiglia di vino. Poi Nicola Rob si aveva dato un bicchiere di vino a spadare, posso avere un altro bicchiere di vino? Chi l'ha buttato la bottiglia apposta? Che Nicola si stava facendo un bicchiere? Chi ci ha trovato la bottiglia? 180 euro. Siamo in spiaggia perché dobbiamo... Oggi mangiare il vino molto italiano, dobbiamo alleggerire, sta la gente accampata. Ma io non lo so, veramente vorrei far posteggiare questi ragazzi, ma me la vedo io, se mi dà la possibilità. Cioè, ma perché ci guardano tutto quanto? Ma si muove così? Che pare mi piscio. Ecco qua la salita, ritorno a casa. Qualche malerina. Ha fatto la sofferenza. Un po' di distanza, che si fa il nuovo dei soffitti a beta. Andiamo a casa da senno. È un uovo. Un uovo nuovo. Ascolta queste parole, non dimenticare mai. Siamo ritornati nella nostra unità di mora. Questo è il nostro. Chimora? Nella nostra comunità, questo è il secondo giorno, è la fine del secondo giorno. Ma spicciolo è stato. Guardate la differenza, il primo giorno sera scendiamo a mangiare 15 euro. Il secondo giorno scendiamo a mangiare 180 euro. La prossima volta non scendiamo più. Questo, la morale di questa cosa è quando vuoi spendere tanto spiega. Va bene, perché ieri una cotoletta ci ha bastato, ci siamo arrotolati. Questa sera non tu questo. Ma non ho pesce. Ogni tanto questo si va. Ma da un anno che pesce che ho. Ma Nicola, ma lo kiwi che...
E chi cazzo non è qua? Farò chi più dell'end qua. Non mi preoccupate, non credo che sia giorni. Nico, che ne fa? Che ne non è un profumo originale, è l'essenza. È l'essenza profumo. Io c'è l'essenza, no? Che fa? State in pizza, state a Pascià, state allo Space. Siete amica nostra del Capo Paradiso. No. Noi siamo a Vietri. Stiamo a fare una walla da tanto. Sincero, è una vacanza di relax. Ma noi ci siamo divertiti con te. Abbiamo capito che conta la compagnia e noi il posto. Oh. Vieni, vado là. Ecco, ma sempre dovrai scuso. E mi chiamano a rappresentare voi. Ci capisce per i vostri battesimi, matrimoni, comunione, cerimonie, contatta me la rido. Questo è Nicola da lontano. Questo è Nicola da lontano. Si sta giù. Giù, dai, nata sa giù. Su vlog sarà chiamato Mondo Virgin. Bene, Nico. Ho fatto Raffaele, distrutto per la vita. E ma ci vediamo a voi il team con 90 kg in gol. Oh, buongiorno. Lasciate le belle buone fibre. Buongiorno. Ah, bottiglie 3 euro. Questa vacanza in disparte. La domanda, va, rimane, te la metti. Ma chi l'ha invitato? Hai visto dare per il gol? Sei merda. Ha fattato una coppa che lui non lo ci facciamo l'anguriata. Ora mettono un pallone, dai, spero. Con le cuore. Bene, bene, no. Che sopra di zucchero. Ora buono sto pallone, lo so. Ho messo il bambino a svuotare l'anguria e fare questa bella anguriata alcolica. Bambino, vai tra cuffro, carne piline. Ha messo un mullone di capi. Ma voi non potete sentire il profumo. Chamamise, gin, di Saron, Shrepp da Pompelmo. E ai sai 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 qui da casa commentate che dopo le siamo perché stasera non siamo usciti? Perché non è vero. Luca, secondo te perché stasera non siamo usciti? Perché siamo a Dermut. Ah, ok. Se tu vuoi me, ma tutto è niente per me. Bello. Coraggio di una una canzone. Buongiorno, no, il Lenda, aspetta. Buongiorno, voglio! Faccio comunque, anche oggi ci sono le ragazze. Oggi non so che fa, oggi quindi... Oggi non so fa, so fa. Parla anche un cazzo. Faccio una giovazzina. A fare 5, ce n'è una po' di 5. Sui 7 e mezzo. Sta vacanza praticamente no, là. Ma se io al tavolo tu quando ero mangiato per le porcine è rimasto solo in me a te. Ma su punto io va. Ma ci stanno proprio, ho fatto così. Nicola ti eri spaventato che ti facevano fare tutto a te, è arrivato subito io. Anzi, Nicola stai nervosendo perché ora deve arrivare la frittura. Scusa, non è pronta, non fa niente. No, non fa niente. Non si ribelle, Nico. No, sono una cosa. Nico, un cazzo, devi dire questo bicchiere lì. Eccolo, ragazzi, sta bevendo. Sei nervosito. Meglio prevenire. Che bello il vino. Che non farò bonito. Sei nervosito che già ha buttato pesce a tempo. Devo rispocci, perché tutti i don, poi stava pronto, due minuti stava pronto. Ma quando cazzo mi ha buttato? Ma non mi ha detto. Poi ci vanno per un bicchiere di vino. Puoi spiegare cosa hai fatto? Ha messo un suo bozzello, però non stai niente. Praticamente voleva che ci avevamo piatti più ambresse.
No. Su Borgere sei zazzo, sbattuto, ha detto Rovino. No, ma non ne capiti. Chi sa che tocca te sigaretti? Lui è da fuggisse, il suo anno purista, sta chiuso. Aiuto. Abbiamo una tainta, Nicola. Si lascia. La piccola Giuda. La figlia di Amadeore. Giulia Remi. Giulia Rema. Rema. Giulia Remi, Giulia Remi, Giulia tu Remi, Amedeo, Sarbos. Dai! Ragazzi, va bene, forse è meglio se non ti incontravo e su cuore ti non si innamorava, ma rimanono trovo ancora fa forse da poter chiamare. Scusa, mi è partito un po' di Mimmo Dani insieme a Remi. No, io con Nicola ci fate nei piedi. Amore, che vuoi fare? Penso di poter andare a casa da qui. Ma bene così, amore. Dai, amore, che vuoi fare? Ti stiamo pur te, no? Oggi, però. Amore, grazie della posizione delle scarpe. Grazie per la costituzione delle scuole. Rimane che andiamo un uomo paese, chiamiamo gay sul mare. Ma chi io? Sto facendo Mariano con lui. Vado qua giù, vai giù. Vado qua giù, vai giù. Vado qua giù, vai giù. Affare distrutto. E già facevi una coppa. Vai giù, comunque niente. Buonanotte, ragazzi. Beh, complimenti per la giuciuga, Luca. Chiedi. Bello, che sarà la mattina. Buonanotte, amore mio. Nicola. Questo è l'ultimo giorno che ne stai. Forza. No, per lui. Ehi! Era per una cosa di più. Va bene, ma io sto buono, capito? Allora, mi in mezzo alla piazza questa volta di giorno perché io ne so, ci loro hanno due cene semplicissime. Perché di giorno si fa quello che non si fa di notte, perché a notte facciamo manco qua, allora mi facciamo cose due. Che portello si può prendere il gelato? Pronto? Ma siamo mangiati il gelato, ragazzi. Ho fatto a mangiare gelato e non si mangia gelato. Mi merda. Forse perché sul gelato non era gelato, regalo. Musica triste. L'uomo povero senza un pelo in testa, tutto sentimento da solo camminava queste strade isolate di gente che non lo cagava, fissava le persone con la speranza che qualcuno gli parlasse, ma lui niente. L'uomo che si sentiva solo al mondo, si guardava intorno cercando un'amicizia, una storia, niente. Il cane. Ha trovato il cane, il migliore amico dell'uomo. Nemmeno il cane lo voleva. Gli dorava i piedi per vedere se puzzava. Confermando, il cane alzò la gamba. Ma è tristissimo. Non si arrendeva in cerca della sua felicità, del suo amore e di ciò che poteva renderlo felice. Quell'uomo con gli occhiali perché voleva vedere lontano. Quegli occhiali che lo facevano guardare oltre tutto, oltre tutti. Osservava il mare. Osservava gli scogli e vedeva una certa somiglianza con lui. Quell'uomo attraverso il pontile in cerca di comprensione dopo la delusione d'amore che aveva avuto, prima di fare una pazzia e buttarsi al mare, stava cercando conforto. Le persone lo scansano, vedete, c'ha tipo la rogna. Si sta avventrando, eccolo, si è affacciato, sta vedendo se è profondo. È immerso nei suoi pensieri. Sta calcolando la traiettoria giusta. Cioè, il coraggio, non c'è l'ultima c'è una forza staccata dal suo scoglio, un ammerroide avverso nella mutanda. C'è da cercare con tutte le foto. Ha rotto un saluto tu. Io questo saluto. Un sush venen e creature stanno fatte a foto e mosso non sta niente. Oh, veramente, da te, tu dico che a me non tengo cene, passa palla a te. Passa palla a me, ma che vola in un bazzino, manca palla a volo, sente che ti riga, ti piglia e ti stracci, non pazzi a palla a volo, ma ne manca a calcio. Sono con Manucci, dove una bascia in un palazzo che bussa, Nicola si è fatta ancora da ieri a vino russo, ho veramente piglia a capice, si è ingazzato quando Killen ci ha portato un calice.
già buttato un calice, voleva ovin, però poi si è ingazzata, pareva un babbo in, sente Caterina, manco un capo colla, pigliato vino e se l'ha mandata in quella. Ragazzi, questa è l'ultima volta che vedremo questa vista, questo splendido paese. Tutto questo lo rivedremo solo da questo vlog. Facci Nicole. Ma vai amore, mamma, scusate, un po' per cosa la famiglia. Stasera posseggeremo. Ultima sera abbiamo deciso di metterci tutti in camicia perché ha detto Luca Arena ci dobbiamo fare la foto sulle strisce pedonali come i Beatles. Ragazzi, vediamo il mio outfit, camicia verde militare, scarpa verde militare bianca, casino bianco, pantaloncino nero con striscia verde militare. Reale. 700 euro, 70 euro, che, diciamo, questo 200 euro, le scarpe. Questa sera l'obiettivo è sempre quello di fare nuove conoscenze, più posteggiare e posteggiare. Ma con me, per Nicola. Posteggiamo, facciamo, conosciamo, qualcuno, cosa? Ci ammido a cucca, voglio. Voglio niente. Ci ammado. Ci ammado. I la taggia tagliangano, bambini. Ci ammado. Ma c'è la signora, me ne lì. Prima lo fa. Questa vacanza sta giungendo a termine. È stata una bella vacanza. Trascorsa con i miei amici. Veramente quest'estate abbiamo conosciuto tante persone. Già fatto mancare la femmina, oggi. Già fatto mancare la femmina. Voglio un ciancio da te. Io mangio 9. Svizzero? 9. Ma sui 9, tu mi sicuro. Ciao ragazzi. Ciao artisti. Ci vedremo direttamente l'anno prossimo. Al prossimo viaggio, al prossimo vlog, alla prossima avventura. Ciao ragazzi, saluta per. Ciao ragazzi, ciao, mi mancherete. Ciao. Ciao, ciao. A macchina noleggiata? Ma anche sotto la macchina tenete. Pensavate che il vlog fosse finito? Loro, non si pensavano. Pensavate? No. Sono stati i bulls. Vai! Ok, guardi, una snappe cazzo, non è fornuto il sulamento. Mamma mia. No, bello. Allora, voglio un attimo la vostra attenzione. Noi ci stiamo a cavare perché comunque voi ci seguite sul web per quello che facciamo, per le parodie e tutte le sorprese. Quindi, ma facite una cantata insieme a noi? Penso di sì, no? Vittorio, lascio un attimo la linea a te e ci prepariamo con una bella canzoncina, va bene? Guaiù, 20 secondi e torniamo. Si non guarda a Cangop. Oh, ma che ma poi portiamo a fare un bello viaggio. Siamo belli, si mi porto d'ambra se sei stamattina, già faccio proprio, ma però che faccio, ma già partì, non mi ha già cuba, a così mi scorderà casa mia, ma tengo un fastidio a rete che non faccio manchi. Come mi sento che dolore, ma pare un bruciore, tengo sto burrito c'è un pare errore, ma fa male chiamano dottore, via facinale devo stare a mollo, che se pesa qualche grammo, ma non vedo niente, tengo tocci collo, ya 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 ya, perché mi roi da Cuba, sto accusando, ma fa male questa palla che brucia, io mi sento pure, perché mi roi da Cuba, sto accusando, ma fa male, gli ammarammo una cura. Tenghem roi da Cuba, tenghem roi da Cuba, oh oh, tenghem roi da Cuba, tenghem roi da Cuba, oh oh. Uè, caro, lì,
forse non ti hai fatto qui te. Perché cavai tutta storta e mo cammino zappa, capisco perché. Opa. Mamma lo diceva così, non sto parendo i suffri. Fammi essere cavoli da sci. Ya 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 ya. Andiamo in giro, popomo, Torino, fa malo, Sellino, c'è buono, cuscino, mannaggia, Marina, mi è tabù, mattina, a sera, mattina, ya 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 ya, te che marroi da Cuba, sto accusando, ma fa male questa palla che brucia, io mi senti morire. Te che marroi da Cuba, sto accusando, ma fa male, io mi ramo la cura. Te che mi roi da Cuba, te che mi roi da Cuba, te che mi roi da Cuba, oh oh, mamma mia, mi mangio c'è friariolo quando la gattazzi, se metto sempre forte te ne una malattia, è stato tutto fresco, mi bruciolo da chi. Mo tiene a mroi da Cuba, tiene un problema pure si te metto costume. Opa. A questa noce rete non può mettere a nulla, questo calore a roba chissà come da brucia si sura. Tengo il marroi da Cuba, sto accusando e mi fa male questa palla che brucia, io mi sento morire. Tengo il marroi da Cuba, sto accusando e mi fa male, io mi ramo una cura. Ehi, con crack sto! Tengo il marroi da Cuba, tengo il marroi da Cuba, oh oh, tengo il marroi da Cuba, tengo il marroi da Cuba, oh oh. Ah, Gallo, che facevi inquinamento acustico. Inquinamento acustico, faccio. Ah, bello. Però devo dire la verità. Allora, ragazzi, a noi ci manca fare spettacoli. Purtroppo, a mezzo del Covid, non ci possiamo esibire. E abbiamo trovato questo modo per esibirci in vostra presenza. Quindi fatevi un applauso voi che siete presenti. E poi guardate la tecnologia dove arriva, cioè noi stiamo qua, stiamo cantando, state voi qua, sta gente che ci viene da casa, ci sta sfruttando da casa, infatti dopo Vittorio leggiamo due commenti da casa, perché comunque sta quarantena, ci ha acceso, quindi non sappiamo come andrà avanti. Oh, però, agite, con pochi gente, potevi venire poco più... Come ti va la cravatta? Te l'agite un mese fa che eravamo di qua, no? Però, Che era fa? I panni, chi si mamma? Allora, no, sto panza andava a zinzino, che bello. E ma rimaneva a casa, che già fate in capanza? Ti fa cocco, non mi sei di tempo, te lo pago a Dio, te lo pago così. Ma io sono ingrassato in quarantena. Ah, ingrassato in quarantena. Ci mise una quarantena di chili. Ma che significa quarantena di chili? Tanta non ci mise. Fammo qualcosa. Sto facendo la dieta. Sto fa la dieta. No, sto fa dieta veramente, che sto fa, sto facendo la dieta veramente. Ah, sì. Anzi, se vuoi sapere, sta anche funzionando, sto avendo pure già i primi risultati. Oddio. Se vuoi sapere, prima sai in coppa su palc. Ci pezzo 400 calorie. Come ha fatto? Mi è caduto una panzarotta a mano. Si sceme però, va a finire pure. Me l'ha portato oggi una fatica. Allora, senti, io adesso fa una cosa per interagire un po' con la gente, perché sennò qua passa a metà serata a me sfuttere. O fa la cosa. Chi è? Che bu? A capoccia. Ma tu chi sei? Non lo so, io so. Presidente. Sì. Vito, ma tu che patruano, Vito. Gira Vito, senti un attimo. Allora, facciamo una cosa. Allora, Ciruzzo, tu che c'hai anche tu il microfono, c'è questa arma molto potente. Sì. Fatti un giro per le macchine, munito di mascherina. Sì, perché ma che sta a fare questo telefono, ma? No, aspetta, mo sono ma chi è? Osce, ma che te l'avamo fatto? Io non so, sta pizza qua, vado là con me. Tutta roba amassata mia, da festival, cioè. Visto che sei armato anche tu di microfono, indossa la mascherina, fatti un giro per le macchine. Dì che te assicurazione. Allora, fateci una domanda che magari avreste sempre voluto farci. Siamo qui, vi rispondiamo in diretta. Anche domande imbarazzanti, ovviamente. Quelle che volete voi. Baci dei sporchi che scende va buffi pacca. Spostate capo. Ora date in assicurazione. Cioè, si ci vuole fare una domanda a Raffaella. Carolina, che ci vuole? Presidente da prima cosa. Presidente da prima cosa, spiego questo micro. Bruttolillo. Allora mi chiamo Francesco. Cazzo, cazzo. E va. Cazzo fa che siamo Francesco. Fallo parlare. Parlo, va. Vengo da Pomigliano e mi è sempre piaciuto incontrare Carolina. Se ci è piaciuto qualcosa cosa a chi? Grande, Raffaele. Ma sei bella, Francesco, paro solo in da sta macchina. Veramente, la maglietta spiccante, proto. Mamma mia, incredibile. Ma una domanda ce la vuoi fare? Ci faccio un complimento. Oh, la domanda non c'è. Ti dava su fidice a cidere. Già fatto. Da fendavo fa domanda. Dopo ti sparagnato i pacchi, Francesco.
Allora, vedi quando chissà c'è coppia, vogliamo parlare. Poi a Madannarella, Rafe. Annare, cosa, cosa vorresti chiederci? Annare, una domanda. Annare, vai. Vai, Annare. Io mi microfono. La domanda? In italiano, Annare, no, in polacco. No, è che sta chiappa che... In italiano. Vai. E la domanda? Ce l'hai fatto uno, non ti sbagli a te. Quando ti arretire? Maria De Filippi sovietica. Ma saccio tutte le cose. Ma chi sei, napoletano, italiano e polacco? Ma magari ci stava troppo buono, Annarello. Annarella è la ragazza che ci tiene puliti in ufficio. Perché facciamo schifo. Logatin, devo attuare a magari pulmone. Buonasera. Covid, vai, vai. Fare una domanda. Chi le smette in scuola? Laura, io che sto cagando a plagiare. Non sto avanzo. Come ti chiami? Eva. Eva, che fai? Una domanda, vediamo. Eva. Eva. Non. Non so. Complimenti per il pubblico attivo questa sera. Veramente bene. Eva, cioè, non ti è mai venuto di dire, però a Carmine ci domandasse questa cosa. Cioè, non niente, però, perché si parla buono con una parrucca in capo a fustro su tutto parte? Beh, c'è una domanda che ti possono fare, questa, per esempio. A raccia avrei. Stanno 40 macchine, Ulisse, mi ha fatto questa domanda. Dicendo, no. Ma c'è l'affo diretto, c'è diretto, quando va a finire mesi, ma che sta domanda qualcosa a qualcuno. O l'anno è chi si papà adesso bravo, brillante. Chi è? Buonasera. Bravo, chi lui? Ah, va. Mi chiamo Luca e vengo da Ponticelli. E batte una voce. Un applauso. Tutte e due siete marca che cazzo, modella assai, siete che cazzo assai. Bella. Una domanda, ma vuoi fare? Una domanda. Ma siete nato o siete cresciuti, casi di che cazzo assai? Ah, pensavo che erano scemi, comunque siamo nato. Cioè, no, io penso che uno se nasce, che aveva fatto strutturato. Da piccolo si comincia. Perché tu, cioè, quando sei piccolino, non è che dici, quando faccio questo di fuscemi, se no si scemo. Allora, aspetta, se vogliamo parlare chiaramente, mio marito è stato sempre da piccolino. Allora, ricordo che anche voi da casa potete farci qualche domanda, il nostro regista ce la mette in evidenza e noi la leggiamo e vi rispondiamo. Chi è? Aspetta, voi amato Vito. Ok, vai Vito, vai. Vai Vito, vai. Sì, vita a me. Vai, vai. Allora, no, io mo stai pensando. Ah, penso pure. Sì, poi sì, allora, mo stiamo pensando, no? Ma sta camisa a collo. Cioè, c'è sinnato o te l'hanno messo quando... Quando sono nato? Quando si c'è... Quando sta... sinato c'è la camisa... Ma che cazzo sta a dire che sono questo capello? Sta potenzia vesta di una tre anni in culo! Che sinato la camisa quando te l'hanno messo, quando si asciutta... Che cazzo vuoi, non ci capisci? Carolina, è uno scioglilingua. Dissi, è uno scioglilingua. Ma adesso chiudo, ma vi, che non si capisce. Non si capisce neanche un cazzo. Allora, ricapitolando... Chi è il problema? Con la camicia addosso, con sta vestaglia, ci sei nata oppure non da cagnera quando te l'hai messo? Senti, rispondi, ci stai nata la camicia e chi è nata la vestaglia? Chi sei nata la vestaglia? Ah, troppo vito fu freestyle. Sì. Vito fu freestyle. Perché chi sei da punto a bianco, io virca che buono dice. A punto bianco? Sì, è cattivo. Sì, io perché stanno ormai. Sì, ma una cosa, oggi tu mi hai stai da mai. Avete pigliato su o no? Domanda. Vai, vai, falla una domanda a Carolina, vai. Va. La domanda a Carolino, tu? A piacere, va. Pure quanti peli c'hai in faccia? Pure se lo criticava. Dissi. Pure se lo criticava. Dissi! Ma fallo qua, faccio una dama a Roy, donna Gianni, se... Ma quanti dettagli si capisce? Che figazza tu, non ci capisco. Se non mi tagli i capelli, come? Perché chi è? Tu che bella così, non ci capisco. No, chi l'ha tappato a lui per fare Molignano? Vedi, vai, vai. Mamma mia, che pubblico passivo. È passivo, molto passivo. Va una poca all'atterrete, va una poca alla seconda fine. Sta, oh, ma va qua. Vabbè, ma io vi ricordo sempre che potete ordinare ma da mangiare, sta. Da bere, portano il Coca-Cola finito in da macchina. Sanno giusare. Anzi, ci portano un po' l'acqua, curano il cangolo, è buono. Beh, no, vengo per l'applicazione, per quanto me la bottiglia d'acqua, ma non. Guardate come sono veloce, acqua! Guardate a cagare rapidità. Qua è incredibile. Guardate un po' Liria. Complimenti. Buonasera. Esagerate proprio. Volete fare una domanda a Carolino? Chi cazzo è? No, voglio fare domanda per pensione, motore dice qua. Alto. In Big Pro. Io non faccio mancare giù, io non pega che cagare giù. Sì, no, non allontanarti, non tieni però. Caro Lima. Alto, ma chi sta parlando? Tu, io. Ah, caro Lima. Disse. Ma pure quando ne vicinelli, è bella così. No, però ne buff. No, vero, quando è piccolo, ne buff. Quando è asciuto, mi buff e poi. Poi, sì. E cagnate la camicia, eh? No, ma posso cagnare la camicia. Questa, se me la cambio non sono più, vero? Ma secondo te si è casputo? Ugo non lo sa, no. Prua. Ma non poi non è una camisa, è una vestaggia. La camisa è notto. In notte, mi sembra notto. Ma che gli spettacoli fai sulla sera? Per me sembra. Oh, eri sciosso qua, no? Oh, quando ha preso a mio figlio? Attacco cane. Ma capisci che manco cane, né il figlio né il cane, come?
Da cliente, però. In Big Manghi Khan. Quando c'è chiamato l'amico nostro Pandaccia. Allora. Pigliacchi è arrivato a Polvico. Oh, Arosso. Buonasera. A da volta. Volete fare una domanda? No, Schwitz, tu le fai fino a capo senza niente. Ci pensi? Ma una domanda, che ci va a fare una domanda? Dipende, dipende. Ma pure quanto ti busca a fine mese, che ne sai? Oh, a corrima, ah, con ma è bellino, quando... Facete schifo! Oh, vanno ritte! Ma chi è? Oh! Allora, sì. Ma chi è stato? Chi sta banana gialla, allora? Comunque, vedi se ne avrà ragione. Chi è? Non so, chi light, no. Comunque... Allora... Si state sempre scemo da piccolino, questa è una verità. No, no, chi è veramente light? Tu, no, veramente chi light? Siete che cazzo, piccirilla? Ah, poi tu sei scemo da piccolino, perché quella è la verità. Andiamo vero proprio, tu... sempre stato intelligente. Ma perché era sempre... No, no. È così, da piccolino, no. Stava sempre scemo. Sono sempre stato intelligente da piccolo, pensi che era talmente intelligente, tu dico a tutti quanti, che a 8 mesi già camminavo da solo. Brito che è scemo, brito no. Perché? Perché a 4 anni mi sei buttato ancora un braccio, scemo sei tu, metti a camminare e camminava già. E a 4 anni sei in braccio a mamma, bella bella. Che è passato qualcuno all'altra età e tua cosa? Vieni cazzo fa su qua, vieni cazzo fa la cadrete. Si venga all'altra età, no? Che fa? Non mi avere ne ciù, quindi non posso venire. Fammi sapere. Ciro, qualche altra domanda? No, non ce ne sono più. No, mai nove che ciù. Oh, sto qua. Ah, sto qua. Bella, dici che sto qua. Da ritirare che è tardi. Oh, stasera ci mi stai chiamando. Allora, prego. Io avevo pensato una cosa. Chi le pensi, mio marito? Visto che tu sei senza lavoro, peggio di me, no? Sì, sì. Questo è un bel centro commerciale. Ho visto che c'hanno un bel negozio di abbigliamento. Ma perché non pigliano, si ti pigliano a fatica? A me. Perché devono pigliare a fatica? Per metterci, però, Perché cagiti male? Tu mi accaro una. Ma che ho detto di male? Sei vicino a me a fatica. Oh, mica città mi sta zaving un po' ma c'è ci fa fatica. Sta mamma dell'amo. Ma che la nonna. Mamma tua mamma ti no, ma, no ragazzi, cioè, da casa non vedete. Se, puoi fare una ripresa col cellulare? Beh, allora ragazzi, c'è un topo che in napoletano si chiama Zoccola. Sta mamma mio marito, la suocera. Praticamente ho ma detto a la suocera è tutto quanto che stia. Avevo fornito no. Buono. No, praticamente ho detto a Checco Caruso, il nostro fonico che in tanti conoscete, a Gittua, Checco, guarda là, a una Zoccola ci hanno dedicato un manifesto, a innamorata tu ci stanno a fare una statua. È vero, pure è vero questa cosa. È giusto così. Giusto. Però vabbè. Comunque stai sbagliando, non ti permettere più i vicino a me che mi ha trovato la fatica, ha trovato la fatica. Ma io sai va a rubare. Da trovo... che mondo è mondo lavoro sempre l'uomo. Ma state zitti che femmine fatica. Osaro. Le donne lavorano. Vero, panuzza. Poi hanno sempre fatica e femmine c'è la parità di sesso. Ma non sempre... ne ma questi atti. Ci sta qualche donna che lavora qua? Alzate la mano. Mi sono potuto chiedere senza pure niente. Pure simpatico. Ma non fatica ne masci. Che vedi si capisce. Da zitto, cara. Sa una all'altra te. Mi sono potuto perché è senza niente. Sei donna. No, è trans. Lavori. Caga suo cazzo. Esatto, sì. Ha detto che lavora, vedi, donna e lavora. Lavori, che lavoro fai? Bip, che fa? Se urli un altro poco ti sentiamo. Faragna. Ma è uragna. Farai. Anzi, ma aspetta a me. Nagapri. Stari sai! Fatica parai. Guarda, per fatica. Vabbè, comunque. Sta troppo lungo. Comunque, le donne lavorano. Si è alzata, ti ha dato la dimostrazione che è donna e lavora. Ci sono tante donne che lavorano. Ci sta chi fa la cuoca, chi fa la cameriera. Ci sta chi, che ne sa, chi fa di erboristeria. Ci stanno i commessi nei negozi di abbigliamento. Vire si dipingono a fatica come commesso. È facile. Voglio fare la commossa. Mettiti da giangere. Crea commossa. A commesso. A commesso. Tanto è facile. Come si fa? Viene un cliente. Dice, buonasera, mi serve questa maglietta. Tu vedi un po' la taglia, scegli il colore, viene, ti paga e se ne va. Ma prova sta cosa. Prova. Vito, tieni la mascherina. E metta delle pene qua. Che ti fai tosa, troppo virus, eh. No, un contatto chatistico. Ma chi sta a fare? Un applauso di incoraggiamento a Vito. Lui è Vito. Ciao. Allora Vito, mettete qua, andiamo al microfono che tanto ne fa niente. Ok, io mi metto qua. Vito è il tuo primo cliente. Quindi in questo bellissimo negozio di abbigliamento, il tuo primo giorno di lavoro, si presenta Vito. Bello, bello. Ora tu mi fai vedere come ti comporti con un cliente. Io ti do dei consigli. Allora, prima di tutto, devi convincere il cliente a s'accattare che le sa pigliato. Ok. Poi ci vuole educazione. Educanza. Che è educanza? Educanza. Sì. Educazione, sì. Un po' di charme quando parli. Charme un po'. Un po' di charme, un po' di eleganza nei modi. E vedi un po' il cliente cosa vuole. Allora, arriva a bascia. Sciamiserie.
Che rila fa? C'è un uomo da chi? La c'è una cosa andando male come era in da fuori. Non si faccia giagno. No, era giagnerissimo, facevo male. Allora, questo è Vito, entra. Tu la prima cosa gli fai subito un complimento. Sì. Dicevo, come sei tu qua, Teccatini? Sì, 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 sì. Ok, entra Vito. Sì. Buongiorno, bel ragazzo. Buongiorno, Marucato. No, chi è questo? Buongiorno, bel ragazzo, gli devi fare un complimento. Ma che bello chi? Ma non lo puoi offendere. Ma che non è bello, scusa. È un cliente, non lo puoi offendere. È un cliente, ma non è bello. E non glielo puoi dire, sennò chi gli spiglia in culo e se ne va. Oh, ma che ognuno che te lo dice che è bello. Ma dici, buongiorno, bel ragazzo, che ti costa? Un po' di charme, un po' di eleganza. Ma già fa? Un po' di charme. Ma già sciarmano poco. Non ti sciarmano poco, nei modi. Buongiorno, bel ragazzo. Buongiorno, bel ragazzo. Faceva meglio, vedi? Di cosa ha bisogno? Ma che ti fai bisogno? Ma che ti fai bisogno? Ma chi ha detto che ti fai bisogno? Io ho detto, vedi di cosa ha bisogno? Ma fai pipì! Non la fai pipì! Ma tu chi l'hai? Io ho detto, di cosa ha bisogno? Ma che te l'hai detto a te? Hai detto a me? Chi l'hai detto? È entrato, buongiorno, bel ragazzo. Per educazione tu dici di cosa ha bisogno? No, di cosa ha bisogno? E vedi che buono! Che buono! Ma no così! Come sotto? Con charme! Che buono! Ma dove vai? Mi sto sciarmando! E te sciarmando! Ma ci sta mai! È metaforico! Che volevi che sta finendo? E panna, sta attaccato! Di cosa ha bisogno? Ma giversa! Di cosa ha bisogno? Di cosa ha bisogno? Qui abbiamo tutto. Qui la fanno tutto, c'è mangiato. Ma che da forutto? Tu hai dato forutto. Ma che brutto, hai fatto su? Come ci sta bello, un su. Di cosa ha bisogno? Di cosa qui abbiamo tutto. Qui abbiamo tutto, abbiamo. Fagli vedere i vari reparti. Tremo ginecologia, psicologia. O policlinica. Oh, ma gamma, fa tu in reparti. Tu hai faccio le reparti. Faccio le reparti, casuno, in mangiato. Ah, che cosa è? Fagli vedere una bella t-shirt. Una bella piscina. Dimmi costume, mi dà prezzo. Ti ancora. Ma gamma fa? A cercare la piscina. Ah, la t-shirt. Una bella piscina, tu fa papare la rende. Ah, t-shirt. La piscina, tu fiamo tuffo. T-shirt. T-shirt, un briaco. Che sta rumano. No, ti ha detto t-shirt, non so se da. Io ti sputo un bacio. T-shirt. T-shirt o no? Lo sai che era t-shirt? Che era la piscina? La maglietta a mezze maniche. Ah. Vuoi vedere una bella maglietta a mezze macchine? Che era mezze macchine? Ah, smart. T-shirt. E tu potrei la maglietta. Mezze maniche. Mezze maniche. Macchine. Ma senza la ren. La maglietta a mezze maniche. Oh, ok. Ho un bello canzone. Ho trovato una bella canzone. Oh, sole mio. Sanfron! E tu sai me, novino, no! Le chiamo tu ridere, però pure tu mi raccatti pane e mi attaccando solo me. Qui. Ma che la vaglio una tua? Lassalo! Così. Allora, che succede? Questo è venuto a comprarsi bagno senza la lente. Faccio venire un bello cazzone. Un bello cazzone. Tengo un bello pantaloncino a cosce long. Credo pantaloncino a cosce. Magari. Un pantaloncino a cosce. Ma non esiste. Con me, un pantaloncino esiste. È tronco a cosce long. Scusa. Ma non esiste. Vabbè. Passiamo in un altro reparto. Fagli vedere l'intimo. Guarda che bello per il zoom, ma no tu! Tu hai fatto l'intimo! Ma no tu! Ecco ciò ci fai, oh, quello che vendi! Ah, l'intimo che tengo, cadde. Fagli vedere i vari modelli, cosa? Io tengo, tengo i box e le mutandine, tu che usi? O l'Oberman. Tu hai il tuo box senza? Oggi tengo a livello di mutande. Tengo i box e tengo i mutandine, tu che mi hai? Ho box. Te no box, perché te una macchina rossa metti in due garage. Che te una macchina rossa metti in due garage. Che non ci sapi, Giordano. C'è, te un box, se ne sei. Domanda che lei. Che se ne fotte, che c'è. Te una macchina rossa. Ah, metti in due garage, due box. Hai te un monopattino. Dai, te una murata, poi sapere. No, perché se ne ha mutante, devo. O box, non intenda un garage, ha mutanda a pantaloncino. Ah, quella mutanda. Quella molto comode. Molto comode. Fagli vedere le varie fantasie che abbiamo di mutande. Io tengo varie fantasie, tengo quella di Spider-Man. Nel caso che fatti il ragnatele e che non fa fare niente per chiudere. No, sei esagerato. Faccio vedere la mutanda, un po' più normale. Tengo un altro tipo di mutanda, quella di Peppa Pig. Caso mai sei un borsolino, scusini, sono sana che. Ma vuoi fornire? Hai capito la spassia? Siamo in diretta a Nicchia. Tutto c'è niente che. Facci vedere qualche mutanda più normale. Cioè? Quelle là belle con lo scritto uomo. È uomo chi? È uomo. Ah, ci capi? Ah, sì! Sfotturare una moneta, non birra, no. Guarda là. Allora, come sei ridotto? Allora, tu come mi stai rovinando. Fa conto che mi ero un padrone sul centro commerciale, mi l'ha fatta perdere un magazzino. Amore di, no, non mi permetto. Proviamo un po' con le scarpe. Sì. Checco, tu ci sei, casomai? Che kind of vega? Ah, ok. C'è, Checco. Proviamo con le scarpe. Sì, sì. Allora, è venuto, si è fatto un bel completo, ora sì. Tu gli abbini una bella scarpa. Ok. Proviamo, non lo so, una marca... A cap come scarpa ti piace? Tiene una cacca sotto le scarpe. Se ne devo fidi a merda.
Ya città a cap come scarpa. Te ne cac sotto zuppa, fai. Che te ne cac se sporco cartone, canna. Te ne cac sotto scarpa. Ma che hit te ne cac sotto? Ah, te cagato sotto, santa fa un video. A città tiene a cap come scarpa. Ah, te ne pappa coppi, te la pappa coppi scarpa. La cappa, sa cap, gli rimongolo da così. Come scarpe ti piace? Ah, a me. Ai. Scusa, ti piace la pappa di scarpa? Papà, passiamo alla tua modella. Una bella Nike. Bello, bello like. Momento bello like in Instagram. Ma quando bello like? La foto di Pilafo. Oh, la foto di Pilafo. Una bella nassata zitta a te, fronzule, che canta sentim. Possibilmente con educanza. Ma che? Forse è essa. Ma... Ciao, giù da riso. Kite. Come sei bello con questa sottanella, ma ti fate pila? Chi sei, ma così, insomma. C'è bisogno, Vito, però faccio fare i complimenti, veramente, guarda, a differenza da me ti sai qual è, che a me per fuscire mi bavano. Pensa ne pensa. Però può fare domanda all'Inps. Allora, sì. La cappa, la Nike. O Nike. Come Nike. Scarpa, ti piace? Ti piace la Nike. Beh, sì. Tu vesti anche un po' più, non lo so, un po' più elegante, un po' più, vabbè, quando piace, un po' più casual. Allora faccio vedere una bella scarpa classica. Faccio un po' di danza classica. Se buco quanto... Ma danza classica. Ma vuole la danza classica. Cosa fa danza classica? Scusa. Però devi vedere un attimo che piede c'ha questo. Oh, su e penso. Ti devi... E che potremmo per me. Ti devi studiare un bel piede. In base al piede tu gli fai la scarpa adatta. Ah, va bene. Posizione brutta. Bruttissima sta posizione. Ma così, fammi... Poggi qua, poggi. Ah, dicono da casa. Quando è vendono in Butante Peppa Pig? Dipende. Qual work si mette la coppa? Si mette a me costano assai, perché c'è una mutanda rossa. Dipende che lei chissella. Se posso controllare. Ma che si fa? Cenerendolo. Il numero. Allora, 338. Cellulare mi. Esatto, ti sto per il numero. Ma faccia tu, Mitch. Che è? Oh, ma che è? Da un virus super. Ma che? Ma come fai? Ua, Vito! Ma che la ragazza fa te? Vito! Ua, però... bravo! No, Vito, ma piace, trascia, raga, non ce la fa! Vito! Vabbè. Veramente te ne opera? Ma non ce la fa, non si può respirare questo! Mamma! Ma, che è? Oh! Oh! Ma che stai? Oh! Oh, a te pochi! Oh, a te pochi! Vito! Vito, sì! Ho un problema, è uno solo! Sì, Vito! E per soffa capi la cazzata mi è buona, che se potevo per la buzza se senta ancora. Per coppe staffa tu mamma si appila donasa, come fanno i parienti a sotto neri da casa. Poi mamma non è innamorata, è pure feticista. Guarda che gorgonzolo. Feticista, innamorata e feticista. Senti, io direi di dare un attimo la linea alla regia, altri 20 secondi e trasimo un'altra bella canzone. Suonata di clacson! Muovenim! Sa verità, ma i che bussate che hanno fatto, sa verità. Vitto, che con la canzone quale vuoi? Ti da forza già c'è mise l'aranciata, tu prepara sti panini che ha frittata, mo mi porta la razzarella per pescare, andiamo in cena che sarà giornata di mare. Fai finta che ci sanno fatte l'una e se di giudolina vola di marcatura, speriamo solo che riusciamo al tuo posto, un vicino c'è un carta, stammi in divieto esosta. Mamma, come sporco spulito in coppa, spiace non sa che gente, il sudore che scende, sto sudando completamente l'ora, sta signora, stasera, signore. Sento, su cavolo è tremendo,
amore non perdere tempo, non riesco ad alzarmi dal letto, ya molto ma chi su cornetto, ma giù quando io in da macchina, a sabbia di piede vada nuova, a io la c'è buttata ma va. Non fide di, già sanno fatte luna, essere di nudurina, una di mangiatura. Mamma, come scuoco sto nido, non fa spiaccio, non sa che gente, il sudore ne scende, sto turpato completamente ancora. C'è sta signora, il nostro bar, sta andando a me, sto ascoltando e vaga in frega, in frega. Oh, si sta facendo sera, fa un resto, signor, ma stai facendo per, oh, per, oh, qua mi dia una mazza. A che sta scena, che succede, mo stamma ci accorta, perché mo ci fissano tutta sta gente, che ci guardano ma niente hanno fatto, secondo me è meglio se abbiamo a fuori, che lo chiamo trovano lì che vincio stavo andando sta gente disteso che va niente stamattina, figure e merda ora, fuori mancola. Ok, un applauso, grazie, ci messesse noi. Allora, oh, naci tu clac. Sei un po' zingaro, però, quando... Ma sbaglio, calma. Ma vedi un bellone chi? Che te non me lo tieni capillo, però... Allora ragazzi, io vi ricordo che se ci state facendo storie, taggateci che noi vi repostiamo, taggate anche il centro commerciale Iria che vi repostano anche loro, seguitelo e comunque faranno tanti eventi, ci saremo ancora noi, quindi seguite le nostre pagine. Osse! Ma che è? Stamattina noi! Che è? Possiamo fare un servizio, mi agitesco un attimo! Ma che un servizio mi hai fatto? In ha fatto una servizio. Tu cretino. In ha fatto una servizio. Ma non hanno poche spese, non poche niente proprio. Questa mattina sono chiuso a posto. Da posto. Sono andato in posta che mi ha fatto trovare una cosa e bullette che sta maniera papà. Sono andato io in posta un'ora e mezza con mio scema, andato a posto a così senza fare niente. Un'ora e mezza con mio scema. Stava folle. Stava chiuso. Ma che spazio mi sei chiuso a fare? Che ne sa, ci ma saranno ancora in ferie. Senti Vittorio, ci vuoi far leggere qualche commento? Che sta arrivando qualche commento da casa, voglio perché dove stanno? Dove stanno? Ci stanno? Quindi bene, un saluto a Checco Caruso che va innanzi a rete. Grande Manuel Cagliazza. Complimenti. Ci hanno accattato i scappi nuovi, ce l'hanno consumato. Ma dove stanno? Ma io abbasso. Ma Ciruzzo Arosta, eccolo qua ragazzi, sta vicino a me. Lo vedete, sta sul palco. Eccolo qua ragazzi, Ciruzzo, fatti vedere tutta la tua bellezza. Che ecco non poche, però. Ma dove siete? In mezzo alla strada? No, ragazzi, siamo in un centro commerciale a Nola, sulla 7 bis. Siamo al centro commerciale Iria. Rimane subito a tu i cacciofoli, calmi cacciofoli, pari cose di noce. Meno due punti sulla patente per inquinamento acustico. Divieto di cacchio, sono in centri urbani. Infatti, stiamo in un parcheggio. Brulu. Bravo, bravo, Raffaele, bravo, bravo. Qualche altro commento? Raffaello Paz, mi fai morire dalle risate. Nicola Ruggiero, grazie Nicola, dopo ti do 20 euro. City numero 1111, sim grandi. Però City. City 1111. City numero 1. Grazie Tonia Pagnotti. Allora ragazzi, io voglio ricordare, in questo momento da casa ci stanno seguendo altre 600 persone, quindi poi questo contenuto lo troverete sul canale di Melarito Crew YouTube, lo troverete salvato, quindi potrete rivederci e rivedervi perché è stata ripresa. Roba ci facciamo una ripresa generale. Bravo. Carolina, sembra che gli stai pulendo le scarpe. Agata dice siete troppo forte. Siete troppo forte. Quindi come voti? Non lo so. I vostri video spettacolo sono divertentissimi. Ciro, ci fa piacere che ti piace questa cosa che è una novità. Ciro, ti amo troppo assai, mi fa morire. Vengo a prendere il mio numero di telefono. Oh, ma io non so accorto che la gente morì. Mi sto guardando dalla Germania. Grande Agata. Ma non è vero buono alla base. Ok. E che lo sta così lontano, vero buono. Chi c'ha zicco? Siamo in diretta web, ci viene detto quanto. Siamo meglio l'Eurovision. Che è il tatti allo go? Che? L'abbiamo sentito da lontano, si una voce. Oh, Pau biglietto trasare. No, traso sei senza Pau. Scavalc. Siete troppo forti, continuate così. Ma io vorrei azzardare a fare una cosa. Bella cosa avete fatto. Vittorio, tu che dici? Ci proviamo? A che? Ci proviamo a trovare un po' di persone in giro sul web. Allora, io adesso noi andiamo su un sito dove la gente si collega per fare amicizia, per fare degli approcci e cose.
Allora, probabilmente possiamo trovare pure qualcuno che sta facendo delle cose. Ovviamente noi cerchiamo di skippare e andiamo avanti, perché bello e buono trovarmi i femmine che si torcono sana sana e se dopo. Speriamo che non capita. Cerchiamo di trovare qualche personaggio un po' più così e ci divertiamo. Allora, ci mettiamo qua. Siamo buono e spero che sì. Luca, volevi fare a basso, però. Luca, viene pure tu, tu sei un bello guadagno nella situazione. Non per me, per la merroida. Come mi vedi che bello. Siamo in vacanza, ho conosciuto 5-6 femmine, non ho agarrato una volta, guarda la che hai fatto, la carambola là dentro. Ma esse però che state. Buonasera, prego, va. Un virtuale che rode tra su te. Altro virtuale. Un cagliissimo. Va, così va che buh. Non so, secondo me era l'ultimo che si veniva a concessionare. Io spero che stai buono. Stai buono? Era un viro. Vai a tunda muovere a bunda. Ma che stai a fucile con poco no può fare bene carico. Io speriamo che non becchiamo contenuti ma riuscita a brecca sveglia no perché se non vediamo una foto proprio speriamo di non beccare contenuti porno erotici no, basta che tu premi sempre. Speriamo a gioca un patatene c'ha fatto. Ma vero creatura. Metti il pack un poco. Guazza che cagata. C'era la cangop. No. Vicino a me. Io tengo il vacanto qua No, aspetta. Non tengo però. Fa vedere a me che sono femmine che le si fermano. Ma che si uccesso tu? Sei pronto? Guarda zitto perché vi sentono. Speriamo. Ma tengo i capelli uccesi. Vuoi subito si lo scucciato. Mellone. Signore con Mellone mi sente? Ozi, ciao Ozi. Ci sente? Dai, ma tiene 50 anni, cango, ma che buffa, sto cosa. Secondo me ci sente pure, ne capilla non ti dice. Ci sente da lontano. E perché tu sei? Dai, tu, ma bello. Complimenti per la laurea. Ma pare killa, le pare. Oh, fratruca. No, non si. Guarda su scena. Ah, bitti la mano, lo cango. Ragazzi, dove siete? Così. Vai conno! Oh, scena. Ma ti riconosco. Ma chiamato Gurnu. Mitti tu sei Gurnu. E chi l'angara ha vuoto. Ciao. Buonasera. Allora, che sei film? È un sorso di Venezia, no? Ma che sono qui. Ciao. Ciao. Oh, frati Tony Colombo. Tu con il flash in mano. Il flash in mano? Il flash in mano. Ciao. Uè. Qua sono tutti i ragazzi che vogliono fare conoscenza con le donne. Mi appresentivo. Ciao, pronto? Niente, non voglio parlarci. Ciao. Vai da chi? Ma che sta la magia? Ti parlo subito il microfono, ma. Ma ci viene il microfono, ma io dico che siete in diretta su. Guarda chi si balla capo. Per uno. Oh, ma te molto papire. No. Se chi si dà un hobby pack in zona sta. Ne c'ha fammi una film. Bello, ti morì su. Dove state? Ma che succede? Dove state? Io ti dico, no, tu dove stai in questo momento? A casa. Lo so, no. Dico, cioè, dove, che paese, che luogo? Cacamo. Fango pa' cacca, capito? No, tu, comunque da civisti che Cacamo. Fa cacamo, a roppa fa pipì. A roppa tu pulizzi, però. Il ragazzo con i capelli ricci, guarda che stiamo facendo un sondaggio online, se ti avvicini un attimo, proprio sui capelli, perché io non tengo i capelli, loro mi prendono in giro sul fatto che non tengo i capelli. E tu c'hai un bel cuoio capelluto, se ti avvicini mi fai vedere un po' meglio il taglio. Aspetta che faccio vedere un po' qui la capa. Bravo, la vecchia romagna. Ovvero, ovvero. Signore senza capelli, buonasera. Buonasera, Fra, partito un Apple. Poi, Asciu. Ciao, Fra. Ciao, Fra. Che si fa? Ciao. Tutto bene? Qua, sei bloccato. Sei bloccato. Ah. Perché ti blocca? Che capa che te, ne vado un bombolo. Ciao. Devi essere un Pakistan. Buonasera. Ah, sei italiano? No, è albanese. Dove ti trovi?
Io mi trovo in Albania, sono albanese. Sì, Albania, ecco qua. Sì, ecco sì, ma arriva uno di là. Senti, non c'è nessuno, è stasera sì, qua sopra. Ma ce l'hai le pezze, ce l'hai le soldi, le pezze. Ma chi fa? Ce l'hai i soldi. Ma chi fa che soldi? Briaco, sa fai oh no! No, ma chi non mi risponde, ma so dice a sapere economicamente come stavi messo. Ce l'hai i soldini? Non molto bene, ma a bagno a chi? Non ti lamenti, a bordello giorno da riesci a cattà. C'è una. Ma tutto il mondo è contento. Ah? Se peggio mi rompo qua pare Nicolo, ma non capisco, ma non lo so. Oh, perché si abbanezza? Ma come ti chiami? Gente. Gentiano. Barone. Come? Maronna. 50 nomi. Ma come si chiama? Gay Gandanderona. Non ho capito. Puoi ripetere? Gentiano. Gentiano. Barone. Gaganda Barone. Foga a Roma. Ciao. Quanta pill? I cartoni animati che si giocano, pure i cartoni animati. Ah, pa, un cinese caffone. Fammi un pezzo, fammi un pezzo, vai, vai. Napoletano, possibile. No, no, Mi sono a cucomo. Mamma mia. Grazie, ci hai integrato veramente. Ma penso di essere prima uscito, sin da chi? Ma succede? Ma fra un quarto raghi da Ruppenna, si spezzi. Oh, fra. Mi stanno per buono perché se lo vado chi ragazzi non fate casino, non vi vedo. Dove... scusi, non ci vede. Ma... ciao Mario, faccio intelligente. Regami nei migliacchi. No, faccio brutto. Io ti. Oh. Dove state? Che state facendo? Ma che è, sì, ma capite che tiene un bello fisico alla potrebbe. Cioè, Tonio Cartonio. Cioè, se acciappa cocco personaggi come di chi? Guarda loro, grandi. Ragazzi, dove state? Come va? Tutto bene, tutto bene. Dove state? Siamo dei pisani noi, voi? Siete dei pisani? Che regione è? Non Pisa. Sono Pisa. Pisa. Siete di Pisa? No, siete dei piselli. Sì. Pisani. Noi siamo di Napoli. Napoli di dove? Napoli, vicino a Napoli. Ah, io sono anche Casorio, bravo. Ah, sei un emigrante. Stiamo vicino a lui. Lavori a Pisa, lavori a Pisa? A Pisaro? Sì, sì. A Pisa. A Pisa. Ma cosa mi canti? Un po' di Franco Ricciardi? Lontana a chi mai nessuno ha capito che la voglio bene, che l'amo è l'unica cosa che cerca sta vita per me, sulla menta per te. Oh, addrizzato un scemo, questo scemo ha staccato il telefono. Sta a Pisa. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera. Sei triste perché ti ha lasciato la fidanzata, vero? Vero. Ciappata a chi avino alle noteche chiuse. Enrico Pratico, ragazze, buonasera. Buonasera a tutte. Che state facendo di bello? Oltre che guardare me, che fate bello. Di bello? Niente. Ma di dove siete? Perché siete? Roma. Roma anche. Qua vicino. Mio figlio deve cercare la fidanzatina, eccolo quello là. Mio figlio, ce l'avete le patane? Sì. Sì. Ma qua aspetta, qua la patana un attimo. Perché cioè, avete le patane in senso economico a livello di ortaggio? Tenere l'ostaggio. No, chi si tiene una busta di patane venga a casa, venga a fare mangiare. Le patane a livello ma come di sta via da colore, però. No, sono tristi perché questa sera non hanno trovato il modo di uscire, vedi? Sono tristi perché stasera gli amici li hanno appesi e non hanno rimasti a casa. Vabbè, noi siamo a Terracina, non ci mettiamo niente ad arrivare a Roma. No, alle dormite in posso. Ma che ritmo? Non ho capito.
Siamo in montagna. La comunità, la siete in montagna. Sulle Dolomiti. Sulle Dolomiti. Sulle Milimiti. Sulle Milimiti. Dopo di dov'è? Ma io vedo che strano comunque. Non lo so pure. Ma allora, voglio solo chiedere una cosa. Ma... ah, ci hai chiesto perché ci abbiamo un microfono. No, perché siamo in una piazza con 2000 persone, non ti preoccupare. Non... siamo tra di... stiamo facendo conoscenza online. A Terracina stiamo. Siamo una comitiva. Stiamo facendo una cosa contro il Covid. Sì, oh, però che la rete è bellissima. No, veramente, complimenti. Ma pure quella avanti è no, carina. A me piace, c'è che la è l'unica femmina che fa schifo, è questa. Domanda come si chiami? Un attimo sullo sito. Instagram. Allora, senti, zia, come vi chiamate? Vanessa. Sì? La sorella Jennifer. A lei come si chiama quella dietro? Jennifer. Ok, allora. Jennifer o Vanessa, chi è che ha più soldi tra tutte e due? Jennifer, tutte e due avete esaurito. Io ho mio figlio Ciro, guardate quanto è bello mio figlio. Lui è il bello. È bello mio figlio, no? Sincero, oh, però, dice sincero. Sì. E siamo il bello, è brutto il pacioccone. Sincero, però. Mm-hmm. Oh, amo, dici che è bello. Si riesce a passare proprio genica un po'. Ma che una cosa ammazza. Tu manni un coppe Dolomiti, ci metto niente. Vabbè, aspetta, si è morsa le labbra. Questo è un segno che veramente la ragazza ha apprezzato. Vabbè, aspetta un posto. Ci sta anche posto. Oh, mi serve guardate il postage quando ci appammo quando ci ammaga. Quanti anni te? Quanti anni avete? 20. Oh, aspetta, fai un momento. Fermo. Ah, devo stizziamo chi. Tu facesti una parola. Ti faccio la finta. Da, lui è cioè non è che è femmina. Ma verità mi ha costito peggio. Sì, sì. Non ho capito. Anni. Una domanda 21. In geografia, una domanda in geografia. Ah, dove si trova la pisocca? Oh, è la posteggia così. Non lo sa, non lo sa. Non lo sa, dove si trova la pisocca, veramente. Te la trovo io. Veramente non so dove si trova la pisocca. Non sai dove si trova la pisocca? Mezzo le gambe. Ma che conosci la pisocca, tu? Ma che sa la pisocca? Vai giù, un attimo, aspetta. Basta. Un momento. È un traffico. Tesoro, non mi dire niente, tenga la macchina in seconda fila, ci rimarrò. Oh, ma che c'ha mamma, sta macchina per ma non mi aspettavo che sapevo che era la pisocca. Che che cosa, mi dici qualcosa, vieni qua, perché niente, vedi che non ti sento. Ciao. Tutti capite chi è? O frati Cammini. Chi è? Questo è uno youtuber. Mark Zuckerberg. Ah, dai! Tori! Tori! Questa musica nuova, se muovi il tuo bacino, giuro ti faccio un inchino. Chi si è già fatto compagnia di tutta la quarantena? Si è andato, l'ha mandato paro, poi ci facciamo un'altra canzone. Che prepara un'altra canzone, vai. Un bicchiere d'acqua, se posso. Ciao ragazzi, buonasera. Dovete cantare con noi. Ok, vai. Chiami i tuoi amici, andremo verso terre lontane. Con Jake il cane, fila il bicchiere, ci divertiremo in adventure time. Ma state normali così? Chi? Yes. No, nel senso che siete normali così? Sì. Quanto come state? Sì. Ok. Niente, bella stanza di dietro, Tina, come fa? Cioè, sulla lampadare è bello per là, Oh. Oh! Le vacche lì là che... Ehi! Mi ha tenuto un momento romano lì. Ehi! Continua a ridere. Ehi! Sì. Chi le tratta qua? Quanti 5 minuti? Oh sì, ma potete staccare la musica? Voglio fare una domanda. Quanti anni avete? Non dice mai. Ha da gamba 100 anni. Ci vedi fa rimane. Ciao.
Ciao. Ciao, che fai? Io. Ma quando no, sei, no. Tu sei piccola, perché sei su questi siti? Non puoi stare su questi siti. Beh, wow. Ruote. Guardate. Ma no, perché ha fatto fatica a Ciappanuia, Ciappa zio Tony. Oh, zio Tony, c'è cato, ma quanti computer di, raga? Oh, secondo me sta ma sentendo. Fabbricanti sente, ci sta, no, no, non ci sente proprio. Scemità, non è bello, paro ruoc, lei qua. Ma tu, io... Guai, mi sarà stato un altro, se sta cadura, ci mi sarà arrivato. Oh, stiamo parlando oh, ma che si sta... fa? Bravo, bravo, vedi? Bravo. Guai, uno chi se... L'uomo nero. Che si fa questo volta turno live. Chi... Buonasera. Niente. 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 O pollici che lente. si verrà tanto o ginocchi. Un attimo, ci sento la mani su. Nata femmina, volo a volo. Ragazzi, tutto questo per voi, c'è Sam. Ma non è brutto, Chris. Ciao. Ciao, ragazzo. Che stai facendo? Vista la maglietta della cappa? Angelo. Okay, shoot una... Ciao. 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 Chris, capiti? Buonasera. Mi schifo. Quando... Ma mazzano pure i nonni qua sopra, Ma che te ne fa? Un di nonni. Questo è un bimbo. No, Chris. No. Ma pare Capri Ponte. Oh, carello. Non lo sapevo. Tu cagni sempre. E i cagni. Ciao. Questo è un youtuber, questo è un youtuber. Quello là. Aspetta, indovino io. Quello là. Indovino io. Quello là. Aspetta, suggerisco. È lui, ho capito, lui. Ho capito. No. Tu sei uno aspetta, sei uno youtuber. No, sono streamer, però. Streamer. Tu sei Aka. No. Aka. Adesso perché c'è a parlare Jackie? Ma bello work, gabba. Guarda che stanno tutti là senza la maglietta, come se stanno a fare qualcosa, uffizi, come sa Augusto. Chi sta ottando? Ciao. Mi stai facendo? Vabbè, ci rimane chi si caia, come se torna a rete? Smith, stop. Ok, stop, senti, visto che parlate mi sa Augusto, a me mi ha fatto ogni giorno fa una cosa. Come si esce a cadere? Vittorio, raggi una mano. Non lo ha fatto, Vittorio. Ah, si è fermata la nevoita. Allora, noi vogliamo dire in realtà perché ce ne siamo andati in vacanza a Vietri quest'anno. Perché ce ne siamo andati in vacanza? No, perché si muta a Vietra e si muta là di parte. Ah, perché diciamo che il problema economico era un poco esagerato. Cioè, praticamente non avevamo un euro. Ah, sì, cioè, sì. Pensate che noi siamo andati a Vietri, ma noi per chi in vacanza, chi sanno, ci abbiamo avuto a vendere all'iPhone. Oh, I don't want to baby. Ma Roma porta mai nessuna parte. E vada! Ora chi in vacanza ma già vennero all'iPhone. Ora sta a parete perché ma già guarda non neanche stasera. Che non c'è sta euro, e a gusto ma sincero. A noi amma senza niente. Questa estate non si parte, mette soldi da parte. Ho solo gosh, non ce la faccio, mi sento male, ma niente piace. Portami a porto fino pure a teneri. Testo su ranneri, ne prenoto a faccello. Prima di te, io va male su via. Era tutto più facile, sei mio compagno mio. Sempre a posteggiare tutti i giorni senza mai stancarsi. Senza soldi e l'arte di arrangiarsi. Muro in vacanza ma già vennero all'iPhone. Ora sta a parete perché ma già guarda non neanche stasera. Che non c'è sta euro e a gusto ma sincero. Arruiamo senza niente. Mo c'è sta ma marcelli. Mo c'è sta ma marcelli. Mo c'è sta ma marcelli. E a non è più contento. Mo c'è sta ma marcelli. Mo c'è sta ma marcelli. Facimmo pena perché stiamo guaiato vera. Guaiato vera. Tu pensa solo per te. Pulizia Formenter, ma magnas, nananas,
no drink in coppa na barca, ma quale Marcellina che all'acqua è marroi non mi volto a mare, ma viene l'allergi. Prima di te io a mare su via era tutto più facile, se mi compagna mia sempre a posteggiare i zinger stanotte a lamentarsi. Caga la brianna già fatti sassi, muovo chi in vacanza ma già vennero l'iPhone. Ora sta parete perché ma già guardano neanche stasera, che non c'è sta euro e a gusto ma sincero. A lui amma senza niente, mo c'è sta mamma Gelli, mo c'è sta mamma Gelli, facimmo vena. Perché stiamo guaiato per ai abbonatevi Luca sì. È stato la casa guaiato per guaiato per guaiato per. Allora in questo caso mo scendo un poco io qua giù. Sì. E stupiacchinzami la mascherina, pazia. Vai, vai. Allora, un poco qua. No, io vorrei ricordare un'altra cosa. Sì, allora, dopo facciamo una bella chiusura con un pezzo che è il nostro solito di chiusura, a così ci divertiamo tutti quanti. Sì. Poi voglio ricordare pure per chi ci sta guardando da casa che noi dopo ci facciamo le foto con tutti, però ovviamente senza creare assembramenti. Sì. Veniamo noi vicino a ogni macchina e ci facciamo la foto. Raffè. Anche per ringraziarvi perché siete venuti qui, che butto. Ah, ma fanno pochi freestyle, mo. No, ma c'è un Vito che mi ha sfidato proprio a freestyle. Sto dicendo. Vito, ma tu volevi fare freestyle? Vito! Vito, ma due rossi! Vito, ma tu volevi fare freestyle? Vieni a casa, ma vieni. Sì, bravo! No, perché se sei bravo tu mi aiuti a fare una cosa. Che succede? Allora, se lui è bravo a fare freestyle, sì? Io ti faccio scendere. Tu vai vicino alle macchine, la gente in macchina ti dà un tema, una tematica sul quale fare freestyle e io e Vito magari allora, lasciamo... partiamo prima più semplice, sfidate prima tutti e due, faccio io Vai, sono io la presentatrice questa sera. Dai. Già Steve che... Aspetta, ma già trasformato. Come si chiama che le mette in sotto la presentatrice? Come si chiama? Fatima Bottolo, non c'è Steve. Allora sto un giga, mezza bottate. Quindi va buono stesso. Posso farti la presentazione? Brutto Rambo è venuto. Ad fu combattimento. Oh, guarda, a Milano te ne sfere e basta, cate di mascemme e basta. Posso fare la presentazione? Mi ti dalla. Ah, ce l'hai. Posso? Vito, ma dice che non ti sapevo proprio, mi stava pensando che è preparato. No, no, no. No, no, ti cazzo so. Ma chi se ma si forte e mi fai male, fai figure. È morim, eh. Oh, davanti. No, fammi fare la presentazione. Vai. This is gente merda. Va bello, questo bello, è chic, inglese. È, quando è inglese, molto gente fine. Merda. Tesorino, lo sorringo. Una Nutella piappaniglia. No, no, sono saggiuto un coppo ring. Ah, ok. Raffaello Paz. Già stai per Vito. Wow, ok. Si sfideranno in una battaglia freestyle, rap. Vito sfut, ma te che puoi tu, se no diciamo parolacce per la gente e per la gente che stanno a casa. Cioè chi la ragazza se volesse la sentire, ma qua ci vuole ci faccio una coppa. Vai. Maestro, faccio partire un po' il beat. Poi aggiungo. È tutto improvvisato, eh. Aggiungo, chi se fu un rapper mi fa male. Parti tu. No, parto tu. Come tu mi sfidi, parti. Qua mi sta per cazzoffola. Vai. Vittoria, passa un po' la base e tieni i microfoni così. Ma presento dopo Vito, frate, sei la stessa linea. Ma presento dopo qualche po' mi scorda. Mi sta dicendo veramente, sei vicino, frate, si mi farò. Per quest'anno tutto quanto è bene, siamo pazzo. Si mi schiappo brufolo o stai mi esce un bus. Stai a bianca e nera, fra ma para Juventus. Si saluta dopo Valca, ma l'hai fatta apposta. Qua con sto patrono bianco, frate, va la sul posto. Sono in cinalo, frate, si morire, mi hai scontato. Si lo sta, ma non è trappato, mo' scusalo. Veramente, se dicendo, sono in fila, mi sta dicendo. Ha fatto freestyle, da ti pure. Ah, frate, lo giuro, gli figure non ne faccio. Faccio spettacolo insieme a frate, magari non mi piace. Guardate tutto quanto vite in coppa a Facebook. Perché tu scendete mai se si mette a parrucco. Originale, frate, ma se mette sta parrucco. Tu pure tu sei scusa, picciato, c'è così brutto. E veramente, se dice che il posto sia, frate, quando se dice, a la ci mi
sei mista da terra. Ah, oh veramente, frate, lo giuro che lo dico e caccio stile disumano. Si ti faccio cara terra, ma mezza c'ho una settimana. Oh veramente, chi stai si improvvisata, che ti trovo a mezza luce in un baffetto disegnato. Originale, frate, con bagliette disegnate ora. Un baffetto disegnato perché ti chiamano il zorro. Oh veramente, stai dicendo poi ti chiamano un papagno. A cucci in altro, da tanto mi chiamo Moragna. Oh, frate, aspetta, faccio più. Frate, quale papagna, ma quale l'uomo ragni, ti chiamano cazzotto, ti faccio direttamente rito bagno. Portami in tostagna, questa fama che tengo e che sta mangiando, mi affarà con una lasagna. E poi da fare la lasagna sei una mulignana, lo sanno tutto quanto, frate, gli affamella. E si lo sanno tutto quanto, tra San Vito, sta frate, mi fascinando, e chi se n'ha capito? Qua frate, ti giuro che non ha capito, sto facendo un freestyle in coppa che ha sapito, so che t'è esaurito, si mi viene a lontano, questa panza farà rotonde molito. Oh veramente stai dicendo, si da panza annanza, arrivo prima avanza e poi arrivo una pelo pazza. E veramente stai dicendo, troppo parte e questa scena, io faccio 3-4, 4-4, ma io cazzo stai zitto, non c'è niente. Ah, sto giorno non c'è niente con la connessione wifi, arrivo prima la panza ma tu non arrivi mai. Ma veramente io sono frate, tu dica a cala semana, ma l'hai cavato da tu e su fatto fa lamentava. E poi fa lamentava, tu mandaci la storda quando mi faceva. E non lo dico senza parolaccia, prima mi hai guardato in scarpa, allaccio me laccio. E io già le volte già prima la laccio fatto, facendo una chi su pacco, mi sta tutto fatto veramente frate, forse lei capita ancora. Ma sta scritto vivi perché sono cubi in vapore. Ovviamente stai dicendo frate si mi fa sordina, tanto è vero frate si mi sta malidia. O veramente stai dicendo un coppo palco e sta a mannola, da ciccia di strada, appena c'è da sotto un coppo palco, domenica deve fare un quartaruro. Guardi un applauso per Vito! Bello, chi vuole il bisso? Chi vuole il bisso? No, vabbè, recuperiamo un po' di tempo, facciamo interagire anche un po' la gente, dai. Un tempo facciamo. Vai, tempo, scendi un po', po per... va più a Carmine, tu, vai. Complimenti, Vito, veramente! Ti è una rima fenomenale! Vai, Vito, mi fai un po' con compagni. Allora, un tema. Vai, Vittorio, fai partire l'altro beat. Fusse. Che beat è? Che tema è? Un tema che sembra di tanto parlare, Vito. La parrucca! La prima cosa, Gesù frate, siete mo a Raffaele, caccio slang. Inversamente la parrucca, perché i capelli non ne tengo. Oh veramente, mo tu dico questa rima. La parrucca più famosa è che le Carolina. Originale 16, la parrucca è bella. I capelli non ne tengo, ma dovresti su cappella. Oh veramente, 16, andiamo da signorino. Dovresti su cappella, ma ci spanno scuola, scuola! Scuola! Oh veramente, poto pago. Oh veramente, fai a scuola, non c'è trasso. Yes, oh frate, non facevo cuoco, ma hanno cacciato la scuola perché facendo piglia fuoco. O veramente stai dicendo fuoco, dico fuoco. La scuola già ci mi aiuta, dai, perché c'è sempre filone. Può fare rap, veramente, tu me sai. Anzi, non siamo quattro, perché sai fa male. Ristorante! Ah, stile avvalenante, molla proprio per niente. Frate, è un ristorante. O veramente, tengo una panza annanza che è una favola. Tu giuro, ma mangio tutte cose, si fa sette a tavola. O veramente stai dicendo frate a tutti loro. Visto che il ristorante dai, mi su salmone. Veramente stai dicendo un coppa di Romerluzzo, tu vai Romerluzzo e perché sei roba brutta. Scende, sono di alla pace. E tu non sei di giù a me. Mare! Merito demo mare, Raffaella darra vota. Si faccia su freestyle la roba, riesce umare moda. E lo pazzi, fa freestyle la roba, po' minchina. A ieri sono chiuso a mare, s'hanno rubato il bikini. Originale 16 era la giorno cadinchina. Se tu vanno attimo a vedere, siamo fino a capo di china. Veramente 16 era un coppo di pe malamente allora. Se facciamo un rap, stava giù come fa amore. No, cazzo. Awen. Oh veramente, hai tower, hai tower, frate, hai sicuro che ne amo. Frate, tu sia guerra, manca più Vietnam. Oh veramente, siete un po' peccata, tombo, come sono che sta tromba, fate in capo, molto, molto, proprio in bomba. Originale, stai dicendo, frate, sto in aria. Tu comandiamo tutto parte, ma con l'art vibe. Oh veramente, stai dicendo, e poi collega tutto parte. Salute mia guerra, ti faccia che lì che Picasso. Nola, ti faccio che si rima bolla a bolla come una capriola. Raffaello pazza vena a nola, caste casa ora non dista mica ma guagliata a mola. Originale veramente siamo perso tempo, una fatta arrivo perché mi ha trovato in terra. Veramente stai dicendo che vorrei fare tutto parte il nolo. Comanda ciucana, mugnane pure sto, sconga mola. A Juventus. Ah,
già la città prima arriva con paio Juventus, però va niente, frate, da fascinata a voto. Originale o veramente frato con mostaccio. Te faccio una rima con paio Juventus, ma non saccio niente calcio. O veramente, sai perché? Sempre parziale calcente, perché lo pigli sempre con me? E veramente, se dicendo in modo di ragione, stong in alto. Tu dici come Juventus perché rima dei pavata. Veramente, se dicendo, mo siamo bianchi e nera, ci fatti tutto color con me. O palco! O veramente, un coppo palco. Mo sto surana a scella, c'è pure un poro talc. O veramente, manca fosse a lei sei scella. Sto surana da me, da sai che tengo me ci porto sotto scella. O veramente se dicendo me ci porto, sì ma non capisco niente, poi domani con un cavaccio dopo qualche fratello non capisce niente, dopo rap, veramente, veramente se dicendo, non dirò che lo passa, fatta la figura in merda. Ma quella figura in merda sono tre... nell'arc! Ci vaga a pena, o veramente perché tengo sti improvvisati, sai com'era, o veramente frate mi sto fatta sarra voto, non sapevo che era ricerca, o veramente 50 voto. O veramente sì 50 voti, sì improvvisato e tu le hit, tanto è vero frate, veraccio vincito come sciate, vincendo tutto pizza. Veramente se dicendo un po' qualche monotica, nata voto, sì improvvisato perché era bello come in arrabo. A cinese! Yes, frate improvvisato, tu faccio fine a fine un mese, carmaniello come te, ma mo marata a cinese, in un bata a spesa. Però tu giuro, ma facessa una cinese senza chiedere pretese. E veramente stai dicendo un po' massaggio. Se tu facessi una cinese mentre tu fai massaggio. Veramente stai dicendo sì, ti sento sempre improvvisato, tu faccio. Nel senso che massaggio, che aveva bisogno della vita. Buon Covid! Ah, fratello, che ho fatto a fine russo. Non parliamo di Covid, sto coronavirus. O veramente siamo stati in quarantena come l'altalena, ma ci ho fatto quante una balena. O veramente stai dicendo, frate, un po' beat. Che faccio questa roba, frate, poi amma tutto beat. Veramente stai dicendo, poco Covid. Nel senso 19, perché non capisco tutto beat. Giusto euro. Ah, pure per me, o veramente, tu comprendo. O veramente, frate, faccio questa cosa, è uno stile tremendo. E hit che hanno già 100 euro stasera. Però chi si cava rimane, ci pavano, sono fiero. Originale, mo dovevo fra si me persa. Tappavano perché fatta una figura in merda. E poi lo dicono una volta, frate, dei cunni, coppa in mano. Visto che dei cunni mano, non l'ho visto mai. E vado sulla guerra. Ah, e chi l'ha visto mai? O veramente, frate, ma tu come fai? Come vuoi fai? Te pompa chi si cassa, ma quale governo, frate, pompa ma l'hai fai? Originale un coppo rap, pure si sape l'indirizzo. Tanto è vero che non si deve pigliare l'indennizzo. E veramente stai dicendo merda. E senza che devi dopo non si coppa l'internet. Frate, ma qua un bonus. Svendiamo a Raffaello Pazzi come ti schiatto sto bus. O veramente, frate, tu giuro che ti schiatto. Tu non hai pigliato bonus, mi hai pigliato a 104. E non pigliamo a bonus, frate, in due salotto. I piglia 104, tu pigliato 108. Veramente stai dicendo schiatto bus. Scemo un bello bravo, capo di schiatto. Alex Carini. O veramente si è da rima, manna non mannata a frata, ma Alex è carina. Perché tu sai chi se si è improvvisato. Lo sai che Alex è carina, che ti dice o fuata. Coppo rap originale, osso. Tu Alex guardini con me narcosso. Veramente stai dicendo coppo pitto, veramente si scattano pure in casa. E tu oh sì, oh stereo. Sì, oh sì. Osimen. Ma che è Osimen? Superman, che non sta a stare sul team. Ma tu non fai panino. Ma Bovito vai, voglio un applauso, clack, son e te cosa. Tutto improvvisato, vai. Grazie, grazie, grazie. Non ci servono i copioni. Siamo già noi i copioni. Siamo noi cubiamo all'altro. Aspetta, se so va, va, giù, va, va. A da fa sembici. Va, va. Oh, bas. Bas. Sono fiero di voi. Io mi metto scuro, io no. Vittorio, ci fai leggere qualche commentino prima che andiamo via? E poi dopo veniamo vicino alle macchine, ci facciamo le foto. Allora, a quarantena mi ha fatto quando è una balena, mi fai morire. Grazie, Agata. Guardi, vi ricordo che siamo ancora in 450 da casa, eh. Musab de Sir, Zescina a casa vostra. Vabbè, vinto tu, Risna. Vabbè, Alessio, mi era scontato. Non vero. Raggio, è stato bravo, Vito, complimenti a Vito. E vite tu. It's Paco si forte, Raffè, grazie, grazie. Vaggiù. Chi le fa palestra? Siete grandi, ragazzi. Vaggiù, ma fatemi sapere anche cosa ne pensate da casa di questa iniziativa. Fatemi sapere se vi piace questo tipo di show che stiamo proponendo, sia live che da casa. Angelo Ferraro, siete grandi, siete troppo forti. Un saluto da Mary e Ciro. Ciao, ragazzi. Ciao, Mary e Ciro. Siete andati a voto. Mi sono finiti con me. Quello che... Marica, che ne pensi? Marica, che ne pensi? Chi è sta Marica, scusa. Che ne so? Stavo parlando su Riz. Frate, con Raffaele non può competere. No, Alessio, guarda che ne ho peccati di ragazzi che facevano freestyle. Virus era forte. Virus. Virus era forte. Virus. Perché chi sta scritto virus? Sino virus, Vito. Scus Vitus. E chi sta scritto abbassata il virus? Ma che significa? Virus era forte.
Sino Mostro, grande Michele Cozzolino, grazie. Femmina che baff, penso che sia per te. Sì, sì, grazie, molto gentile. Femmina che baff. Fa sempre fili e barba. Siete forti, siete forti. Facciamo palestra, sempre molto muscoloso. Voglio, vi ricordo sempre di seguirci sui nostri social, Raffaello Paz trattino basso official su Instagram, Carmine Migliaccio official su Instagram, seguite il centro commerciale Iria, mettete like alla pagina così sarete aggiornati su tutti gli eventi che ci saranno, tipo questi. Un guaglio, una bella cosa, venda la macchina per stare in uno spettacolo, nonostante il suo virus già fatto a buscare euro, chissà, si notate che pietri sul mare, capero meniva? Oddio, con pietre sembra a mare, troppo bella, mo, la prossima diretta quando? Simone, segui i nostri social e sarai aggiornato. Vabbè Vittorio, io mi fermerei qui, anche così dopo ci rimane un po' di tempo per farci qualche foto. Io chiuderei con il nostro cavallo di battaglia, la nostra colonna sonora che ci ha accompagnato tutta l'estate scorsa. Quest'anno purtroppo non l'abbiamo potuta fare tante volte live perché non si sono fatti spettacoli, eventi. Io spero che ci seguiate anche nei prossimi eventi. Comunque penso che sta qua, vi faceva piacere la nostra presenza. Era abbastanza lì. Se ci meritiamo un applauso, ci fate un applauso di meno male, mamma mia. Grazie, veramente. Non allora, Carolina, io vorrei anche fare un applauso a questa splendida struttura che ci ha ospitato. Certo. Che stai facendo? L'applauso alla struttura. Tu... Che c'è? Che l'applauso alla struttura. Ma che hai fatto la canzone? Brulu, vai, vai. Bandisci. Vuoi che Manella? Vorrei chiedere Alberto. Come canigami? Oh, sta ancora aperto. Già sapete, la macchina è strana, fa troppi rumori e non riesco a capire. Oh, tu mi chiedi un passaggio, Rafa. Ti rispondo, si viene con me. C'è sto rischio che accari mani, ma prima te voglio averti. Dimmi se fine caivana, vaglia nuiana, che è meglio così. Dimmi che il primo ricordo di te è questa macchina che non camminava. Faceva un suono strano già secondo Indiana, cacciavo fumo tra Casavatore e Arzana. Si ci rimane per una vera fortuna, forse si è rotto pure l'ammortizzatore. Tora, vienici a prendere sta mafra ora, ora, stiamo zumbando con mio gigliano. Era meglio si pigliava bicicletta, invece sta cago te. Ma ci me la sto arrivare, già non vengo niente che zumbato lo sbicchietto, ma stare senza come farò. Se bucate pure a rodo, dopo porto. Nada, macchina, non mi affitto, che sto pavando ancora e cambia. Cosa ne pensi se usciamo e pigliamo col mar? Vieni, dimmi se fine caivana, vai da Nugiana, che è meglio così. Dimmi che il primo ricordo di te è questa macchina che camminava. Faceva un suono strano già secondo Indiana, cacciava fumo tra Casavatore e Arzana. Si ci rimane appena un'ave la fortuna. Uè, a te, ma a te! Forse è tutto pure l'ammortizzatore. Tora, vienici a prendere sta mafra ora, ora. Stiamo zumbando con mio gigliano. Era meglio si pigliava bicicletta, invece stacca con te. Ma non dici! Non ci pensare dai figli sto click, non stanno chiuso già stai chi ne dic. O finalo, finalo! Saranno i pasticchi, tutta una poca cade fai più sick. Non sto tranquillo, sarà che mi sbaglio, sento che puzza frizione che squaglia. Ti ha rassegnato questa notte, noi restiamo qui. Non camminava, quando è cata cagna che sta macchina de mier. Clac, sono a tempo! Aspi! Vola, 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 prendere sta mafra, vola, 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 era meglio si pigliava bicicletta, invece sta cago te. Grazie! Oh mamma mia! Ha già surato la mutanda. Oh scemo, tu rimani a pera, non posso fare! Scarica la batteria! Sì. Allora, voglio veramente, io volevo ringraziare tutti i presenti. Questa casa si è venuto che insapava, però grazie. Volevo dire una cosa, mio figlio, ha detto mio figlio, non è meglio che vengano pochi a pochi alla volta qua. O Covid sempre kill. No, andiamo noi vicino alle macchine, è meglio. Noi vicino alle macchine? Sì, va perché bene. Sono puntate, sennò si fa assembramento, chi vuole di primi, chi vuole di dopo. Ma se io vicino alle macchine, la gente di macchina non ci sta. Scena vicino alla macchina e smettono vicino alla macchina loro. Ah. Oh no, ragazzi, è giusto, no, Vittorio così, va bene.
Mi ha detto, vengo là che bacetti di rabarb. Ma vedete, come per la baciupana, Vitto, mi vengo là che ci metto niente. Vitto, vado a che mi metto Paolo. Vitto, di volta che caprizi. A paro tu, va a paro tu, va. Non posso a paro mai. No, va tu. Ma perché lì mano quella una femmina non si può mai mettere. È una femmina, roba, è dolce. Se qualcosa in bacio. Vitto, di volta che caprizi. Allora, sento per piacere. Tengo se bizzarra faga. Allora, ragazzi. Vi ringrazio di essere stati qui presenti, soprattutto alle persone da casa, in questo momento sono ancora 400. C'è stata Sant'Enna un'ora e 46, mamma mia, non ci pensavo che non parlavo, manca a fare 20 minuti. Da ammettere, voglio che prima che salivamo su questo palco avevamo un po' d'ansia, perché è la prima volta che facciamo una cosa del genere, ma è stato anche il vostro calore e la vostra collaborazione che ci ha fatto andare avanti, quindi facci un applauso tu a loro, vai. Un applauso al nostro staff, Checco Caruso che sta fuscendo con il telefono a mano. Grande il nostro Ciruzzo Luca Arena. Grazie a un bambino che non ha fatto niente, però è venuto. E grazie al nostro regista Vittorio che ha fatto Vittorio. Vaglio, un applauso. Marianna, vuoi venire qua a spendere due parole anche tu? Yeah, Maria, spezzi il lente, vieni qua. Auto. No, ma veramente, Marianna, due parole. Maria, da già c'è pochi capelli, sai? Maria, che... mannaccia, Maria. Yeah, ma bella. Ma vuoi pechi, fammi. Prego, Marianna. Che parole potrò mai dire? Basta che non dici parolacce, perché a me me l'hanno fatto dicere, dici tu, arra voto. Io ho sentito solo parolacce. No, vero, perché sai, Marona, già sei divertito. Non sei pazziano. Maria. Stai pigliando in giro. Maria. Oh, che so... Maria, non dire le bugie, se come fai, tu sei pazziano. Complimenti ragazzi, grazie. Grazie a te per averci invitato, grazie Marianna. Grazie a voi che ha invitato la mia titolare, la signora Maria Grazia. Non Santa Papa Ezio. Fai tu i saluti superiori che noi non sappiamo. Scusuma, sta parlando. E stai esagerando. Te lo giuro, la promessa. Uno tu non ride, ti pigli tutto l'anello. Yeah. Prego, Marianna. Allora, io ringrazio tutti per essere venuti. Spero abbiate passato una buona serata, vi siete divertiti. Ma se no ce l'ho fatto proprio, tanto ce l'ho fatto. Mariana, puoi venire un po' più qua? Io sono qua, a contornare a basso. Ecco qua, stai bene che c'è la telecamera. Indicami, per piacere, indicami tu. Stai molto bene. Dove devo andare? Sta bene qua. Metto i miei occhiali. Metti i tuoi occhiali? Tu. E se tu ti metti i miei, rimango qua. Vedi i miei? Facciamo un cambio. Maria, che le dai? Oh! Sono coppie montagne russe. Marianna, cioè... Allora, no, pega, che la sa da domani a casa che stasera? Mamma, sta peggio te. Ma fatto un grosso cadere. Favore, Marianna, scusami, non ti offendere, io sono uno che parla. Esagerà. Mamma mia. Hai visto? Complimenti, Marianna, Tieni più grado tu come esausto. Vedi. Ragazzi, grazie ancora. Grazie. A finale anche e superiore, le saluto, no, infatti ci saluto. Solo grazie, hai. Ucente commerciale, cosa? Non so, ci devo più di... Ma che non sta capendo manco qua, sta ambriato. Sa, un po' emozionato, sono un po' di... Allora, grazie per essere venuti all'Iria Space. Già late, che... No, Iria Space non l'avevo detto. Ah, già. Sai che si chiama Iria Space? Poi mi avete ingannato perché avevate detto due parole, io ne ho detto 300. Ah, boh, va niente, noi stiamo parlando un'ora e mezza, ci c'hai niente. Ok, ragazzi, niente, grazie ancora. Hai tre botte, grazie. Vabbè, ha fatto assai, va bene, grazie. Mariana, ci pensavo che parlavano poco, meglio di lui, ma... Ok. Allora, io ricordo chi ci sta guardando da casa che la diretta rimarrà salvata sul canale Melarido Crew Channel. Per un giorno la rimaniamo pure sul nostro canale, Vittorio, ma magari qualcuno la vuole vedere da là. Adesso, per motivi di Covid, già ci hanno fatto fare questo spettacolo. Veniamo noi vicino a ogni singola macchina e ci facciamo le foto. Inutile che venite, buttate, facite, tanto state accaduti, non nascite, se vi facete la fotografia con noi. Iniziamo da là e ci facciamo tutto il giro, va bene? Vittorio, non so se metti un sottofondo musicale, noi scendiamo, dobbiamo scendere armati di microfono? No, non penso. No? Ok, chiudiamo allora la diretta. Allora, aspetta, fammi dire chiudiamo la diretta, bene, sennò... hashtag è preparato, però killer ragazzi. Ragazzi, allora guardate qua, per magia, io faccio 3, 2, 1 e si chiude la diretta. 3, 2, 1, si chiude...